Non è riuscita a trattenere le lacrime Alessandra Clemente durante il suo discorso ai tanti studenti delle scuole di Napoli intervenuti questa mattina in via Cesario Console davanti alla Stele della Memoria dove si è svolta la cerimonia in ricordo di tutte le vittime innocenti della mafia. Nei 900 nomi letti ad alta voce dagli studenti e da alcuni rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine c'era anche quello di Silvia Ruotolo, la madre di Alessandra Clemente, uccisa per errore durante un agguato della camorra, oggi nella doppia veste di esponente del coordinamento dei familiari delle vittime innocenti e di assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli. È difficile scindere i ruoli perché da quando ero bimba avevo 10 anni che questa giornata ha caratterizzato la mia crescita e quindi fa parte della mia identità. Adesso da assessore posso dire che i nomi delle vittime innocenti della camorra devono far parte della crescita dei ragazzi napoletani perché dotano di una marcia in più, è una sensibilità importante che bisogna mettersi dentro per operare le scelte giuste, perché di fronte a delle domande, di fronte al chiedersi da che parte stare, in che modo spendere la propria professione, in che modo decidere di dare il proprio contributo allo sviluppo della città, portarsi dentro il nome di una vittima innocente e permettere quindi a questo nome di scavare nella propria coscienza, non te lo fa neanche chiedere da che parte stare. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Antimafia Libera, si è svolta in centinaia di luoghi, tra piazze e scuole di tutta Italia. Il 21 marzo infatti ricorre la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia, giunta alla 18ª edizione, il cui scopo è rinnovare l'impegno di contrasto alla criminalità, esprimendo in modo concreto la vicinanza ai familiari.